Sister, help me. Sister, help me. Una richiesta di aiuto che ancora oggi risuona nella mente e nel cuore di una donna, una suora che ha deciso di dedicare la sua vita agli altri. Suora Eugenia Bonetti, nel suo libro Spezzare le catene, edito da Rizzoli, racconta i suoi anni passati accanto alle donne vittime della schiavitù del sesso. La presentazione del libro, avvenuta a Trigiano nel liceo Cartesio nell'ambito del presidio Cartesio, è una maniera intelligente per festeggiare l'8 marzo. Una festa su cui riflettere con i giovani proprio tra i banchi di scuola. Noi dobbiamo fare un grande lavoro per aiutare questi giovani a riscoprire il rispetto, perché non è nient'altro che il rispetto di se stesso e dall'altrui persona. Ciascuno deve fare la sua parte, a iniziare dalla famiglia, dalla scuola, dalle parrocchie, dai mezzi di comunicazione, dalle politiche sociali, dai governi, perché veramente solo se noi lavoriamo insieme con gli stessi obiettivi riusciremo davvero a ripristinare quello che può essere la bellezza, la grandezza, la missione, la dignità di ogni persona, non solo quella delle donne, perché anche il mondo maschile ha bisogno di ritrovare la sua posizione, la sua missione, il suo compito, che è proprio quello di lavorare insieme per far sì che uomini e donne possano davvero costruire una società diversa. 73 anni, 50 passati in giro per le strade del mondo a dare un sostegno, un aiuto, un sorriso a chi è in difficoltà. E quei 24 anni in Africa in cui suora Eugenia credeva di aver trovato situazioni difficili di povertà e degrado le sono serviti per affrontare una battaglia molto più difficile intrapresa proprio in Italia a fianco a queste donne lacerate nella dignità. 500.000 schiave del sesso in Europa, 70.000 in Italia. Il traffico di donne minori è un business mondiale da 32 miliardi di euro. Eppure spezzare questa catena di soprusi e cattiveria è possibile, dice suora Eugenia, e si deve fare partendo dalla certezza che la nostra omertà e la nostra indifferenza formano anelli indissolubili di questa catena, quanto quelli della criminalità organizzata.